rapidissimo per presentare l'ordine del giorno 26017 e che ha per oggetto l'autostrada della Valtrompia e il tratto Villa Carcina-Sarezzo. Quest'opera, quindi per inquadrare un po' la storia, è stata concepita alla fine degli anni 90 e il quadro di riferimento era quello, ovviamente, definito in base all'analisi del traffico relativo agli anni 2000. Quindi già di per sé questo è un progetto vecchio. Infatti, già da allora il quadro in quella zona è completamente cambiato, sia sotto l'aspetto urbanistico che infrastrutturale. Inoltre sono intervenute altre circostanze, come il miglioramento della viabilità per opere già compiute e servizi viari già realizzati, mentre sarebbero possibili altri ulteriori miglioramenti senza andare a fare questa autostrada. Si sono verificate poi importanti riduzioni delle attività produttive locali, con conseguente quindi riduzione del traffico, soprattutto riferimento al traffico pesante in quella zona. Per cui ad oggi quest'opera appare veramente inutile. E inoltre quest'opera non risolverà quei problemi di viabilità che oggi ci sono in quella zona e che sono ben altri, possono essere risolti in modo molto meno impattante e più rapido. Per questo, con questo ordine del giorno, noi chiediamo che la Regione Lombardia si impegni ad inserire, di concerto con gli enti locali interessati, con ad esempio la provincia, delle azioni prioritarie per lungo la statale Brescia 345 delle Tre Valli, che prevedano queste azioni, in particolar modo le seguenti opere: il completamento dello spartitraffico centrale, la riorganizzazione a circolazione rotatoria dell'intersezione che oggi ha un semaforo, quindi crea rallentamento del traffico, sita nel comune di Sarezzo in corrispondenza col bivio per Lumezzane, la riorganizzazione sempre con rotatoria del comune di Villa Carcina con la SP35 e 345 e via Fucine, che anche questa oggi è semaforizzata e basterebbe togliere il semaforo per migliorare la viabilità, e anche in questo caso la riorganizzazione a circolazione rotatoria dell'intersezione sita nel comune di Villa Carcina con la SP345 e via Valpiana. Ecco, queste sono le cose fondamentali che noi chiediamo, e chiediamo inoltre a porre in essere, sempre in accordo con gli enti locali interessati, ogni azione utile a realizzare in tempi certi le opere di qui sopra, che se veramente servono per quella zona e non l'autostrada della Valtrompia così concepita. Grazie.